I want to begin by expressing my gratitude to Ambassador Burns, to our entire Mission China, with whom I've had an opportunity to spend time over the past couple of days. Questo è Anthony Blinken, il segretario di Stato americano. Siamo alla conferenza stampa al termine del viaggio di due giorni che Blinken ha fatto in Cina la settimana scorsa. Appena arrivato a Pechino, ha incontrato il ministro degli esteri cinese Qin Gang. Hanno parlato 7 ore e mezza, cena compresa. Il giorno dopo ha incontrato il capo della diplomazia cinese, cioè il responsabile della politica estera del Partito Comunista, Wang Yi. Altre 3 ore di chiacchierata. Infine ha incontrato anche il presidente Xi Jinping. Durata del mini summit, mezz'ora. Both the United States and China have an obligation to manage this relationship responsibly. In conferenza stampa Blinken la prende larga. Dice che Cina e Stati Uniti hanno una responsabilità enorme: mantenere la loro relazione dentro a binari di confronto e cooperazione a beneficio non solo di Cina e Stati Uniti, ma di tutti, del mondo intero. Blinken ha detto che è andato a Pechino proprio con questo obiettivo: smorzare le differenze e trovare dei terreni comuni con la Repubblica Popolare. Bene, per dare un po' la misura di quanto sia delicata in questo momento la relazione tra Cina e Stati Uniti, basta pensare che il risultato più importante che Washington dice di essersi portata a casa è il cosiddetto accordo sui disaccordi. Cioè che adesso, perlomeno, la Cina e gli Stati Uniti sono riusciti a concordare su tutto quello su cui non sono d'accordo. Considerando che dalla crisi di Taiwan dell'estate scorsa in poi, tra Cina e Stati Uniti sono volati solo stracci e si sono interrotte molte comunicazioni, già tornare anche solo a parlarsi è un successo. Anche perché prima, quando Washington e Pechino si tenevano il broncio, i cinesi avevano costruito tutta una loro narrazione interna per spiegare in qualche modo cosa stava succedendo. Per il partito, questo è stato il periodo, citiamo la dicitura ufficiale, dei 3 annullamenti e delle 5 sospensioni, compresa la sospensione più grave, quella del dialogo tra gli apparati militari statunitensi e cinesi. Quello che stiamo vivendo oggi è il punto più basso delle relazioni tra Cina e Stati Uniti fin dal 1979, l'anno in cui i due paesi hanno ufficialmente ripreso i rapporti diplomatici. E il viaggio di Blinken, in questo senso, doveva servire a tirare una riga e ricominciare con migliori auspici. Ricominciare a vedersi e a parlarsi. Quando Blinken è rientrato a Washington, tutti pensavano che in Cina qualcosa di positivo fosse successo. Cina e Stati Uniti si sono riparlati, non hanno litigato come le altre volte, i comunicati dopo gli incontri erano tutti pieni di buone intenzioni, di fiducia nella ripresa del dialogo. Tutti moderatamente contenti, insomma. Ma ormai la storia tra Cina e Stati Uniti è appesa a un filo e basta pochissimo per riportare astio e sfiducia tra le due parti. Basta, ad esempio, un'uscita un po' così, diciamo, del presidente americano Joe Biden. E tutto sembra tornare indietro. Proprio quando Blinken è appena rientrato negli Stati Uniti e alla Casa Bianca stanno stendendo il tappeto rosso per l'arrivo del premier indiano Narendra Modi. Ecco, la situazione è questa. Tra Cina e Stati Uniti si sta inserendo un terzo incomodo da 1.400.000.000 di persone. L'India. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Allora, prima di arrivare a Biden, dobbiamo occuparci ancora un po' di Blinken in Cina. Come abbiamo detto, ha incontrato anche Xi Jinping. Non è stata una sorpresa, l'incontro era atteso, ma non era neanche scontato. Tanto che Pechino e Washington hanno annunciato l'incontro solo mezz'ora prima dell'inizio. E la scena che tutti si sono trovati di fronte è stata questa. Xi Jinping sta dicendo che gli incontri di Blinken in Cina sono andati bene, che sono stati cordiali e profondi. E che la posizione cinese è chiara.
Stati Uniti e Cina hanno tante posizioni divergenti su tante questioni, ma la disponibilità di sedersi a un tavolo e trovare degli accordi da parte di Pechino c'è. Ora, andiamo a vederlo un po' più da vicino, il tavolo dove si sono sedute le delegazioni di Cina e Stati Uniti. È un tavolo a forma di ferro di cavallo. Sul lato più corto c'è Xi Jinping, seduto in mezzo, da solo. Alla sua destra c'è Blinken e tutta la delegazione americana. Alla sua sinistra c'è l'India, ossia oggi con Modi, ha sempre cercato di mantenere una posizione neutrale, senza aderire completamente a questo o quello schieramento. Oggi questa dottrina in India la chiamano neutralità strategica e ha delle ricadute pratiche molto scomode per l'amministrazione Biden. L'India non ha mai denunciato apertamente l'invasione russa dell'Ucraina, non ha aderito alle sanzioni internazionali contro la Russia e anzi ha fatto man bassa di petrolio e gas naturale venduto da Mosca a prezzi stracciati proprio per controbilanciare le sanzioni economiche occidentali. Discorso leggermente diverso per il lato cinese della politica estera di New Delhi. Formalmente India e Cina non vanno pazze una dell'altra. Negli ultimi anni le tensioni sono aumentate sia sull'Himalaya sia in ambito commerciale e New Delhi sta alimentando una propaganda interna che spesso viene ripresa un po' troppo alla lettera anche fuori, cioè che questo sarà il secolo indiano, la Cina in declino e la nuova superpotenza asiatica sarà l'India. Ecco, qui le ambizioni indiane sono più che legittime e in linea con l'autoracconto che il governo Modi fa del suo paese. Ma per tutti gli altri, un minimo di fact-checking è doveroso. E allora, l'India ha superato la Cina per numero di abitanti, ma indietro di decenni in settori chiave come infrastrutture, industria ed energia. Alcuni dati. È vero che il PIL indiano crescerà più di ogni altro paese al mondo quest'anno, pari intorno al 6%, ma la base di partenza è più o meno un sesto di quella del PIL cinese. Idem per la potenza elettrica installata, cioè l'erogazione massima di elettricità di un paese, dove l'India, che ha più abitanti della Cina, gira con un quarto dell'elettricità prodotta e utilizzata da Pechino. Insomma, tutto questo per dire che il corteggiamento degli Stati Uniti ha come obiettivo quello di tirare l'India dalla loro, senza neanche sperare diventi un alleato fatto e finito, ma tanto quanto basta per toglierla all'altro schieramento. Quello che secondo Washington è composto da Cina, Russia e dai loro amici. In questo scenario, l'India di Modi è in una posizione ideale. Per continuare la rincorsa alla Cina ha bisogno di crescere, ha bisogno di investimenti e di tecnologie. Tutte cose che Biden ha promesso senza praticamente ottenere niente in cambio, se non una vaga rassicurazione sul fatto che New Delhi non si sposti completamente dalla parte degli altri. Cosa che l'India di Modi non ha mai detto di voler fare, tra l'altro. E cosa sarà l'India se e quando diventerà una superpotenza, nessuno lo sa con certezza. Sicuramente non sarà una nuova Cina, sarà qualcos'altro. Se più o meno pericoloso, è tutto da vedere. A venerdì prossimo! Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.